Olinda, non siete riusciti a mettere il bastone e fare le ruote alla capolista Spurs? Forse qualche palo di troppo non ve l'ha permesso. Sì, ma vabbè, alla fine anzi forse sono stati tre pali. Certo. Comunque alla fine sfortuna relativamente. Siamo partiti bene, diciamo. I primi 20 minuti sono 0-0, siamo persi molto. Eravate al completo oggi. Sì. Purtroppo gli Spurs non è un caso che sono lì primi in classifica. Come li avete visti? Voi avete affrontato sia Stokes che Spurs. Quindi potete fare. Prego. Potete fare, diciamo, un paragone. Anche se con gli Spurs il risultato è stato più. Con gli Stokes? No, con gli Spurs è stato. Sapevo se 0 è stato più netto, però noi. Io ho visto meglio di Stokes, onestamente. Sì, secondo me. Loro sono comunque un'ottima squadra, sono primi, quindi comunque. Comunque se lo meritano. Loro se la giocheranno fino alla fine, insieme tram. Vabbè. Niente, è andata così. Poi la sfortuna, un po' che poi è stato un momento che loro dicevano il tiro che facevano entrava. Abbiamo preso 6. Ci avete provato, però la prossima partita è vietato sbagliare, avete gli aspirini. Sì, finalmente. La prossima vogliamo fare punti. Forse dobbiamo fare punti per forza, per anche per salire un po' in classifica. Perché se l'ho fatto già gli aspirini. Stanno giocando adesso, poi in questo momento stanno giocando. Contro? Dovrebbero giocare contro i Dolte. Tra l'altro è anche un derby questo qui. Ah, perché sono. Forse anche i Dolte sono anche avversari. Sì, più o meno, sì, sì. Pure sì, la derby pure hanno qui. Qualche nota positiva però almeno da segnalare. Comunque siamo partiti bene, nel primo tempo, il primo quarto d'ora abbiamo giocato un buon ritmo, l'abbiamo messo in difficoltà. Poi. Non so, abbiamo. Non siamo riusciti a segnare questi pali. Troppo forte allora, o no? Sì, abbastanza. Diciamo che. Oggi hanno giocato meglio di noi. Hanno giocato meglio di noi? Vabbè. Sì, sono bravi. Non sei a zero è pesante comunque, secondo me. Penso che la promozione ci fosse. Vi rifarete dai sabato prossimo, vabbè. Speriamo. Ok ragazzi. Con gli aspirini, l'ho detto. Ah, è l'orario? Alle 18. Va bene? Alla prossima ragazzi, ciao. Spurs, vincete sempre, non mi dite che pensate alla salvezza perché siete dei bugiardi. Vabbè. Comunque 6-0 davvero molto convincente. Tra l'altro ieri gli Spartans avevano vinto ed erano momentaneamente in classifica. Oggi con la vostra vittoria vi riprendete quello che vi siete persi ieri, va. Finalmente abbiamo fatto pure qualche bonus. Il primo tempo secondo me era bello. Il secondo tempo abbiamo lasciato con gli Spartans, sono stati anche diciamo una giornata perfetta, a differenza dei vostri amici rivali dei Galacticos che hanno perso. E di famo Galacticos. Lo so, per fermare gli Elfish. Voi li temete questi Elfish? Molto bello. C'è pure Marco nell'intervista. Ah, hai visto, c'è la bella. Dicevo, voi temete questi Elfish, tu cosa ne pensi? Li conosco, sanno che non li temiamo. Lui è più spavaldo perché non sa come spada un'intervista. Comunque questa Serie B, diciamo, si può dire che è una corsa a tre tra voi, Stokes e Spartans, oppure è ancora presto per parlare di fare questi discorsi? Ancora è comunque aggiornato, quindi forse è la prima lettera dell'alfabeto. Ah. Non sì, è meglio perché tra l'altro mi stavo divertendo. Già lui esulta. Gli Stokes giocano alle 7 il derby con gli Atomic. Ovviamente voi ti farete Atomic, immagino, no? Anche un paretto. Tripletta lo piccolo. Ah. Capitano oggi doveva prendere 3 gol per raggiungere. C'è una piccola sfida fra di voi? Non lo so, c'è. Lui si ferma, io vado, quindi. Va bene, va bene. Peccato per la munizione. Ma con voi vi parlavo di Spartans e ora c'è lo scontro diretto sabato prossimo. Siamo un po' decimati. Che succede qua? Avete qualche assenza sabato prossimo? Forse Claudio. Ragazzi, era un appuntamento importante, voi. Sono partiti tutti. Ai. Lui è quella moto. Questo è pure vero. Calendario non è buono con voi, però. Andate a rivedere tutti. Chissà, forse magari gli Spartans anche avranno qualche assenza. Ma la capatico. C'è il Mario in questo. Già che lui ha il problema con gli occhi, quindi.
non lo so, gioca sempre con gli occhiali, non so, non si capisce perché. Comunque. Vabbè ragazzi, allora in bocca al lupo per lo scontro diretto. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie, ciao ciao.